Cioè, io se, vabbè, quando avrò un figlio, di sicuro non gli comprerò il monopattino elettrico e di sicuro non avrà il cellulare fino a quando non gli serve. quando non gli serve, quindi alle superiori. Poi un bel booster da elaborare. O no, un bel boost spirit con la RR che t'ha amarrata. Basta che poi non mi cresce con la passione dello scooter, perché potrei morire. Ok, siamo usciti dalla statale 295, siamo ora nella statale 128. Non so in base a cosa diano i numeri. Dopo la 128 c'è la 125. Ma sai che mi sa di sì? Cazzo, questo qua è retromarcia, tutto bene. Ah, pensavo si fosse fermato a farci passare. No, no, ho fatto un pezzo retromarcia, poi sono arrivata io. Ah. Che c'è il paese. Hai già superato l'appunto? Sì. Mamma mia, ragazzi, che strade. Sì, è vero. Ma poi la sicurezza che non ci sia traffico, che non ci siano gli autovelox nascosti dietro le curve, cioè. Io li ho salutati. E beh, salutato, salutato anch'io. Dopo avranno visto una ragazza. Comunque ci servono più batterie. In bici deve essere impegnativa. Abbastanza. Luna, siamo quasi in dirittura d'arrivo, si fa per dire. Quasi. Quasi, quasi un modo di dire, in realtà ne manca ancora un bel po'. Visto che penso che ci sia un paese tra qua a poco, quindi andiamo un pochino più piano, vuoi raccontare fino adesso cosa te ne è parso? Allora, le strade sono bellissime, tutte a scorrimento veloce, misto veloce, sono tenute molto bene, l'asfalto bello, sembrano delle piste, quindi tanta roba. Era da un bel po' che non facevo delle strade così belle senza dovermi preoccupare della velocità. Sì, esatto. Che poi, sapete, noi, prudenza, sempre, rispetto delle regole, però ogni tanto un po' di una sgasatina ci sta. E in certe regioni e in certi stati, diciamo quello sopra noi più a nord, cioè appena sfuori un attimo c'è il rischio veramente ti arrestino. Sì, no, ma precisiamo che praticamente ci siamo solo noi in strada. Sì, oltretutto praticamente ci siamo solo noi in strada. Abbiamo incrociato veramente da stamattina, penso tra 20 e 25 macchine, non di più. Tutto molto tranquillo. I due benzinai dove ci siamo fermati, molto gentili, simpatici. I bambini salutano. In realtà tanti ti guardano l'unicorno che è in testa. Però mi ha salutato. Ma tanti ti guardano l'unicorno. O ti guardano il casco, non lo so. Sembra quei video quando le jeep con i missionari arrivano nei villaggi sperduti dell'Africa e ci sono tutti i bambini che corrono incontro a salutare.
voglio paragonare la Sardegna all'Africa, ma dico che vedere i bambini che ci salutano è una roba bella che, boh, erano anni che non vedevo, anzi forse non l'ho mai vista. Sì, è vero. Mentre quando ero bambino non salutavo, però quando passavo alle moto ero sempre lì a guardarle. O quando erano parcheggiate mi fermavo a guardarle. Beh, quello anch'io. Adesso invece li vedi i bambini, sono già col cellulare che giocano, oppure sono in giro col monopattino elettrico e delle moto non gliene frega veramente nulla. Bello. Ma insomma, anche al porto, quando siamo arrivati lì a Genova, che eravamo parcheggiati lì davanti, cioè quando avevo io 16-17 anni, ma anche 10-12, io andavo davanti nel piazzale a guardare le moto che c'era lì. Se state lì più di un'ora e mezza nel piazzale, non è passato nessuno a guardare niente. Cioè, non c'era un ragazzino, un bambino, nulla. Sanno stati tutti dentro le macchine a giocare coi telefoni. Eh sì. È un po' triste, eh? Un bel po'. Cioè io, quando avrò un figlio, di sicuro non gli comprerò il monopattino elettrico e di sicuro non avrà il cellulare fino a... A quando non gli serve. A quando non gli serve, quindi alle superiori. Poi un bel booster da elaborare. Oh no, un bel booster Spirit con la RR che è tamarrata. Basta che poi non mi cresce con la passione dello scooter perché potrei morire. Vabbè, io ce l'avevo lo scooter a 14 anni. Guarda come la pennella. Oggi è stato uno spennellamento veramente importante. Sì. Si fa sotto? Ho superato proprio sulle buche. Stringe. Attenzione. Comunque le ultime parole famose. Se torniamo presto andiamo in spiaggia. Sì sì. 20 alle 6. Sperduti nella Barbagia. Stringe tipo tornante. Oh, però ci sono state alcune curve che chiudevano prepotenti e non me l'aspettavo. Lo dovevo un po' inchiodare. Sì. Comunque non so se è per le sospensioni modificate o boh. Cioè comunque tanta roba sta moto, eh. Ehi, non lo so. Non l'ho mai provata a base, quindi non lo so neanch'io. Così è tanta roba. Ma tanta tanta. Cioè proprio la butti dentro nelle curve come vuoi. Si butta all'esterno, attenzione! A Fonni, Gavoi, noi dobbiamo andare a Gavoi. Gavoi? Gavoi. Ah, guarda qua. Wow. Ci vanno in canoa, eh. Pensa a te, laghi in Sardegna. Costeggiamo il lago, eh. Sì. Comunque 26 gradi, cioè si sta di un bene. Oh, sei scatterati di freddo. Ah no, scatterati di caldo, ho detto. Ma secondo te quelli che scrivevano morirete di caldo sono mai venuti qua ad agosto, per dirlo? O si sono basati su delle congetture errate? Ma che ne so. Si saranno basati su... Guarda come la stupisce così. Sulla loro ignoranza. Che bello. Fans è un, penso, non so se è un fiume o un lago, penso sia un lago creato dal fiume in realtà. Cioè voi direte tutti i laghi sono creati dai fiumi, sì, bene, però questo dovrebbe essere proprio il fiume che si allarga in dei punti e crea degli pseudo laghi. Ma come la butta giù? E
Esce forte! Ma una foto col lago della Sardegna, però dobbiamo metterci tipo qua. Ma che cazzo? Aspetta però, che devo fare inversione dove ci vedo. Perché il sole è in lì e farla in là viene bene. C'è un'inversione qua che siede bene. E quando è che rifai una foto con un lago in Sardegna? Guarda, c'è anche il cartello. Lago di Gusana. Gavoi? Maledette gambe corte. Maledette. Non riesco ad andare indietro. Moments later. Eccoci, ci siamo fermati al lago... Lago? Di Gusana. Lago di Gusana a... Gavoi. Gavoi? Gavoi. E niente, arrivano notifiche che disturbano. In questo momento ho appena scoperto che Valentino Rossi diventerà papà di una bambina. Eh sì, passa gli anni, eh. Anche io pensavo di farla più o meno alla sua età. Cosa ne ha, 41? Del 79. 42. Sì. E comunque adesso giro la fotocamera e vi faccio vedere il lago. Di solito non ce lo si aspetta un lago in montagna in Sardegna. E invece eccolo qua, lago di Gusana. Gavoi. Gavoi. Luna Colombo. Luna Colombo guarda il lago insieme a me da questa piazzola. Comunque è bello. Prima siamo passati su quel viadotto là e mi piace, mi sto divertendo un casino. Luna, ti stai divertendo? Tantissimo. Vero? Sì, però sono un po' stanchina, vorrei tornare a casa. Anche io sono un po' stanchino. Sì. Saliamo in moto? Sì. Saliamo in moto e ci mancano 3 ore. Bello. Dai, andiamo. Luna Colombo fa le foto sullo scoglio. Fai le foto sullo scoglio? Poi fai un cenno. Comunque Luna, hanno detto che se caricassi solo i tuoi video sarebbe meglio, perché sei tu la vera star del canale. Non è vero. Oh, hanno detto così, eh? Sì, ma una persona su 8 milioni. No, in realtà lo dico con tutti. Non è vero. Non sei convinta? Di la verità. E che poi chi mi rifà i video? Questo è vero. Perché hanno detto, quindi lei fa un sacco di cose, tu cosa fai? I video.